invito il professor Cimino, che anche lui per altre cose conosciamo, a parlare di questo capitolo per noi molto significativo, che è la guerra bianca e la retroguerra. Aspetterei che fosse voi. Grazie della fiducia. Funziona il gelatino? Sì. Perfetto. Allora, sentendo gli interventi precedenti, mi sento in dovere, prima di tutto, di fare un ringraziamento che non è di circostanza. Cioè ringrazio il gruppo Milano Centro e il Comitato del Centenario per l'organizzazione di queste iniziative, che sono tra le pochissime che riscattano la Lombardia nella circostanza del centenario stesso. Io faccio parte di quel manipolo di 10 disperati che formano il Comitato Scientifico della Regione Lombardia per il centenario della Grande Guerra. Questo comitato si è riunito una sola volta per nominare il presidente e il vicepresidente. Non ha fatto nulla, è stata una sinecura, ma soprattutto è stata una vergogna per una regione come la Lombardia, che ha contribuito con sangue e con posate d'argento, come diceva Gadda, all'unità nazionale. Per cui ancora di più risalta da parte dell'Associazione Nazionale Alpini e da parte del gruppo Milano Centro questa attenzione, questo interesse, questo amor di patria che purtroppo altrove non ho rilevato. La seconda cosa che vorrei dire a proposito di Caporetto è perché, mio malgrado, ho partecipato agli incontri su Caporetto del Festival Internazionale di Gorizia, sempre mio malgrado, fra un paio di mesi andrò con la banca alla Sorbona a parlare di Caporetto. Caporetto è percepita in una maniera, in Italia e all'estero, spesso ancora un po' bizzarra. Cioè, a molti anni dal libro di Silvestri, che è dell'84, sull'enigma di Caporetto, ancora oggi si parla di mistero di Caporetto. Da un punto di vista, mi rivolgo a voi che siete direttamente interessati alla cosa, da un punto di vista strettamente militare, Caporetto non rappresenta alcun enigma. Da un punto di vista tattico, rappresenta una vittoria di un sistema più moderno, il sistema Ludendorff, contro un sistema più antiquato che, come correttamente i relatori che mi hanno preceduto hanno indicato, era un sistema per cui gli italiani sull'Isonzo mantenevano un atteggiamento di difesa rigida e attiva, ossia erano come un pugile che stava continuando a tempestare di colpi il proprio avversario e che anche quando si metteva sulla difensiva rimaneva sbilanciato con il peso sul piede anteriore per colpire di nuovo. Questo proprio in virtù del mezzo successo della Baixinha. E proprio mentre era sbilanciato in avanti gli è arrivato questo pugno sul mento. Pugno peraltro previsto, oltre che prevedibile, e che i nostri servizi di intelligence, ancorché molto più abborracciati dell'Evidence Bureau austriaco, avevano già tranquillamente previsto. Quello che non era previsto era appunto il punto di vista tattico, cioè questo sistema di infiltrazione che ci ha preso completamente in castagna e che ha avuto questo enorme successo che travalica gli obiettivi strategici che saranno posti gli austro-tedeschi e che li porta sul Piave, ma loro sul Piave non ci volevano arrivare all'inizio. Tanto è vero, è stato citato Prezzolini parla degli animi, ma parliamo anche della logistica. Caporetto è stata la premessa della vittoria italiana perché ha ribaltato completamente la logistica della guerra. Noi avevamo delle linee logistiche molto lunghe e molto complicate, dopo le hanno avute gli austro-ungarici. Noi avevamo delle linee logistiche in realtà molto più semplici, un fronte più corto, e questo ci ha permesso, adottando poi il sistema a compartimenti della difesa elastica, di resistere e alla fine di vincere quasi d'inerzia, perché l'impero austro-ungarico a un certo punto si sfaldava, tant'è che Carlo d'Asburgo ha cercato ampiamente una pace separata che naturalmente non gli è stata data in virtù degli accordi interalleati. Cioè, detto questo, Caporetto non ha rappresentato solo questo, ha rappresentato anche una grande paura, tanto è vero che il convegno della Sorbona di novembre si intitola Le traumatismi di Caporetto, cioè il trauma di Caporetto. Quello che io sostengo e che ho sostenuto anche a Gorizia è che Caporetto non è stata una sconfitta diversa da tante altre sconfitte che hanno caratterizzato la Grande Guerra. Ne ho elencate lì una serie, ma insomma, se solo guardiamo le sconfitte subite in Galizia dall'impero austro-ungarico, che gli sono costate 1.500.000 perdite e che sono la premessa della penuria di riserve di Borojevic sul fronte dell'Isonzo, perché gli austriaci non ce ne avevano, altro che Caporetto. Przemysl, mi ha insegnato un mio amico polacco a pronunciarlo così, Przemysl, cioè la perdita della fortezza galiziana che era il perno della difesa austriaca, è stata altro che una Caporetto. Però noi a Caporetto l'abbiamo percepita in un modo diverso, subentra epistemologicamente un sentimento diverso della guerra.
Per cui questo sentimento arriva anche nelle retrovie, arriva anche a Milano. Arriva, io sono di Bergamo, arriva anche a Bergamo. L'Adamello è un fronte bresciano-bergamasco, anche da un punto di vista del reclutamento. Milano teme perché Milano è la retrovia della Guerra Bianca. Non tanto da un punto di vista, come vedremo, solo geografico, ma da un punto di vista mentale. Perché le truppe che nel maggio del 1918 si radunano in Val d'Ermiglio per scatenare l'offensiva, che poi sarà l'offensiva del solstizio, che sul fronte della Guerra Bianca si chiama Lavine, che inizia il 13 di giugno del 1918, hanno scritto sugli Stalin Nach Malta, andiamo a Milano, ce l'hanno in testa, perché Milano rappresenta per quel mondo, come posso dire, il nemico naturale, da sempre, dalle cinque giornate, ma forse da prima, dal Barbarossa, dal 1176, loro Milano ce l'hanno in testa. E allo stesso modo gli alpini che combattono sulla Guerra Bianca, Milano ce l'hanno dietro, se la sentono immediatamente dietro. Perché una delle caratteristiche, come dire, del sentimento della Guerra Bianca è l'idea della retrovia vicinissima. Non so chi di voi conosca fisicamente i luoghi della Guerra Bianca, ma se voi andate al Passo Paradiso, se voi andate sul Castellaccio, sul Lago Scuro, cioè sulle posizioni italiane di Conca Presena, Ponte di Legno lo vedete sotto, e Ponte di Legno è già l'immediata retrovia, Temula in Traveri, perché è il paese subito dopo. Quindi c'è un'idea della retrovia che è molto diversa rispetto a quella che ha un alpino che combatte sul Monte Nero, sopra Caporetto, dove la retrovia, cioè l'Italia, è lontana centinaia di chilometri. Per cui Milano comincia a essere una retrovia, guardate questa bellissima fotografia, che naturalmente non raffigura i luoghi della Guerra Bianca, raffigura le montagne dell'Engadina, ma mostra come in realtà, semplicemente con una prospettiva ottica un po' diversa, Milano è ai piedi delle montagne. Appena dopo Milano vedi il Monte Rosa, insomma, le montagne sono una presenza meravigliosa ma anche un po' incombente. Proprio per questo motivo i comandanti italiani, fin dal 1880, cioè mi riferisco al piano Cosenz, che è il primo piano di difesa delle frontiere italiane organico che è fatto dallo Stato Maggiore e che verrà pubblicato nell'85 grazie al contributo, facciamo un po' di propaganda a noi alpini, grazie al contributo di Perucchetti, che allora è un maggiore della scuola di guerra e che è il primo nel 1880, e non se lo sono sognato, a indicare la linea Piave-Grappa come la linea di massima resistenza in caso di un'invasione austro-ungarica. Per cui il Piave-Grappa non è una cosa che si sono inventati così, era una delle opzioni, tanto è vero che Cadorna, con tutti i difetti che aveva avuto, che non era un imbecille da questo punto di vista, ha fortificato preventivamente quella che poi è diventata la galleria Vittorio Emanuele, cioè la nave del Grappa. Quindi quella linea era già conosciuta e l'idea di una difesa lì c'era già. Quello che non c'era e che non è esistito fino all'inverno 15-16 era l'idea di uno sfondamento in montagna, un'idea di uno sfondamento che davvero rendesse Milano retrovia. Possiamo passare alla seconda? Come potete vedere, le possibilità di calare in pianura dalle Alpi sono determinate da poche direttrici d'accesso. Io ne indico tre che corrispondono grosso modo ai primi tre rajon dello schieramento austro-ungarico. Una è la strada imperiale dello Stelvio, un'altra è la strada che attraverso la Val di Sole e la Val d'Ermiglio scende in Val Camonica e un'altra ancora che è stata molto trascurata da questo punto di vista, ma che era invece da un punto di vista strategico molto importante, è la strada che dal Lago d'Idro arriva al Mondo e scende nelle Giudicarie passando attraverso lo sbarramento di Lardaro, cioè sostanzialmente fra il Lago d'Idro, che vedete lì piccolino che non è indicato, e il Lago di Garda. Ebbene, gli austriaci, fin dalla fine della guerra del 66, avevano fortificato queste posizioni costruendo prima delle tagliate, cioè dei forti stradali in pietre squadrate, forti che non avrebbero mai potuto resistere alle moderne artiglierie e che infatti sono stati sostanzialmente abbandonati subito o utilizzati, come nel caso di Forte Strino, come caserma. Poi però, in quella che si chiama Konradzeit, cioè nel periodo fra il 1908 e il 1914, su stimolo di quel simpaticone di Konrad von Etzendorf, che nonostante la moglie italiana e nonostante l'alleanza stipulata nel 1882 fra Austria e Italia, sognava di liberarsi degli italiani, tant'è che nel 1908 aveva elaborato un piano per attaccare l'Italia in occasione del terremoto di Messina, dicendo beh, sono occupati col terremoto, ce li leviamo dai piedi. Lui fa costruire una serie di moderne fortezze,
con il sistema che allora si chiamava Atenaglia, cioè quattro fortezze sui due lati della valle che avrebbero dovuto funzionare da contenimento per un tentativo italiano di avanzata. Sul passo dello Stelvio c'era sostanzialmente soltanto il forte tra i Sassi in Val Trafoi, ma perché lì si pensava che non sarebbero passati 2800 metri. Ma per esempio intorno al Tonale, il sistema, chi va al Tonale lo può visitare facilmente, il sistema Saccarana, Strino, Pozziati, cioè il forte Presanella, era un forte che doveva appunto arginare una possibilità di sfondamento nel vasto pianoro del passo del Tonale. A Lardaro lo stesso sistema, dei forti di Fondovalle, Reveller e Larino, antiquati, ma il forte dei Pozzi, il forte Corno, scusate, e soprattutto il forte di Magliapor, forte Cariola, che erano forti modernissimi in cemento armato, dotati di cupole Armstrong con obici a lunga gittata. E gli italiani? Gli italiani avevano adottato un sistema diverso. Gli italiani pensavano, e questa cosa, secondo me, io naturalmente non la posso dimostrare, ma ve la butto come riflessione possibile, gli italiani avevano già l'idea dell'aspettare il nemico in pianura per legnarlo una volta che fosse arrivato in pianura, cioè quella che un po' banalmente viene definita la cosiddetta trappola Badoglio in occasione di Caporetto, cioè aspettare il nemico sul fondo valle e colpirlo dall'alto. Questa è la ragione per cui gli italiani non avevano adottato sulla linea della Guerra Bianca, se andiamo avanti per piacere, sulla linea della Guerra Bianca non avevano adottato delle fortificazioni sul confine o nei pressi del confine, ma immediatamente dietro. Se guardiamo la strada dello Stelvio, come potete vedere la strada dello Stelvio è una strada piuttosto impervia. Il timore che avevano gli italiani in questo settore, cioè nel primo rajon, il timore era quello della Svizzera. La grande incognita era l'atteggiamento della Svizzera, che sembrava, e in qualche modo era, in qualche modo filogermanica, in qualche modo era più disposta a chiudere un occhio per gli sconfinamenti in quella zona che si chiama dei tre confini da parte degli austro-ungarici che da parte degli italiani. Non a caso il Biazzi, mi pare, racconta degli austriaci che bombardavano gli italiani sotto la terza cantoniera sparando sopra il confine svizzero, cioè quello che i nostri naioni facevano per andare a casa quando andavano in licenza, tagliavano un pezzetto di Svizzera perché dalla Val Venosta ci mettevano di meno, se li beccavano, colonnello non ho detto niente, assolutamente, però facevano questa cosa. E quindi avevano pensato un sistema che da una parte, è vero, tenesse a bada il valico dello Stelvio, ma che molto di più tenesse a bada gli svizzeri. Quindi hanno costruito una moderna fortezza, che è il forte di Oga, in Val di Sotto, ma hanno poi costruito il forte di Tirano, che guarda la Val Poschiavina più che guardare la Valtellina, e infine la fortezza che io vi invito, se non ci siete mai stati, a visitare, perché è un manufatto straordinario, cioè la fortezza Montecchio Nord, che si trova a Colico e che è l'unico forte italiano che ha conservato i suoi bellissimi 149 anni e le loro cupole. Veramente un monumento di archeologia militare straordinario. Quindi lì la difesa era pensata in questo modo. D'altra parte lì non è successo proprio niente. La Guerra Bianca nel primo rajon è stata sì un combattimento, come correttamente veniva detto prima, di drappelli, perché si tratta di montagne veramente troppo alte e troppo allora di ambito glaciale o subglaciale per permettere sfondamenti di grosse masse di truppe. È un discorso completamente diverso, proseguiamo per piacere. No, avanti. Andiamo pure avanti. Molto diverso è il discorso del Tonale. Il Tonale, tanto per cominciare, è quasi 1000 metri più basso. Ma poi, fra il Tonale e l'Ardaro, cioè il massiccio dell'Adamello si stende sostanzialmente dal passo del Tonale, anzi, diciamo dal passo Gavia come zona militare, dal passo Gavia fino alla strada del Lago d'Idro. Questo settore era considerato un settore impossibile a manovre militari. Pensate che l'Adamello, che è una montagna relativamente semplice al punto che ci sono arrivato in cima perfino io, è alta circa 3600 metri ed è stata scalata la prima volta da Julius Payer solo nel 1864, quindi molto dopo altre montagne assai più impegnative. Questo in virtù proprio dell'ambiente glaciale. L'Adamello è un gigantesco ghiacciaio, purtroppo adesso meno gigantesco, con un clima che è un clima artico, e quindi sia gli austriaci che gli italiani avevano ritenuto che il massiccio dell'Adamello, in particolar modo le due vedrette della Lobbia e del Mandrone,
da cui attraverso il Piano di Neve si poteva arrivare in Val Camonica alle spalle dello schieramento italiano di Ponte di Legno, scendendo dalla Valdaglia, fosse un'impresa impossibile. E quindi nel 1915 non solo non ci andava nessuno, ma la pattuglia del Morvegno che si trovava a presidiare il Passo Paradiso viene richiamata a Ponte di Legno e gli austriaci immediatamente lo occupano. Allo stesso modo lo Scorluzzo, che è la sentinella sopra il Passo dello Steglio, viene abbandonata e la prendono gli austriaci. Quindi all'inizio gli italiani commettono degli errori clamorosi, ma che sono degli errori anche qui giustificati da questo modo di interpretare la guerra in montagna. Cioè la guerra in montagna non si combatte in montagna, ma si combatte ai piedi delle montagne. Da cui appunto lo schieramento di questi forti. Di questi forti che vengono chiamati linea Cadorna, ma che sono stati tutti quanti costruiti prima del luglio del 1914 e quindi Cadorna non ci ha messo mano. La vera linea Cadorna, cioè la vera struttura difensiva pensata da Cadorna dopo lo scoppio della guerra, è quella semmai verso il Lago Maggiore, che spiega, o Navasso, tanto per capirci, che spiega questa paura della Svizzera. Cioè noi avevamo paura che la Svizzera facesse passare i nostri nemici e ci arrivassero alle spalle. Perché c'era questa paura? Prima di tutto perché degli svizzeri non ci fidavamo. Ma poi, che è una cosa che va ricordata, anche, come dire, nei mille processi a Cadorna, perché noi fino al 1914 guardavamo alla Francia come nemico, non guardavamo all'Austria, noi eravamo alleati, per quanto in teoria dell'Austria e della Germania. E quindi l'equivalente dei nostri plan di set o dei nostri piani Schlieffen erano tutti quanti verso la Francia. Eravamo impreparati e Cadorna, preoccupatissimo da questa cosa, cerca di tappezzare con questa linea di difesa, che non è una linea di forti, è una linea fortificata. Dal Tonale andiamo avanti, scendiamo. Lo vedete dov'è? E già qua ci stiamo avvicinando pericolosamente. Andiamo avanti. Questo è lo sbarramento di Lardaro. Vedete, forte Larino, forte Revegler con la tagliata, quella strada che vedete è la strada militare che arriva fino ai 1000 metri di quota di Malgabor. Da Malgabor i cannoni obici da 10 cm austriaci potevano arrivare a colpire Anfo, che è a metà del lago d'Idro. Andiamo avanti. Questo è il lago d'Idro, la prospettiva è vista dalla parte bresciana e in fondo potete vedere la valle del Chiese che sale verso il passo di Bondo. Sulla destra potete vedere il gruppo di cime su cui c'è il forte di Malgabor e che è il gruppo che si chiama gruppo del Cadria. Andiamo avanti. Siamo alla difesa della Valtellina. Qua vedete geograficamente collocati il forte Oga, che è il forte di Val di Sotto, il forte Sertoli, che come vedete blocca dal Bernina la Valposchiavina, e infine il forte Montecchio, da non confondere col forte Fuentes, che si trova nello stesso posto, ma è un forte vecchio di secoli, il forte Montecchio che deve sbarrare da una parte l'accesso alla Valtellina, ma dall'altra parte l'accesso alla Valchiavenna. Andiamo avanti. Questo è il forte di Oga, come vedete sono rimaste le cupole Armstrong e hanno tolto i cannoni. Spesso e volentieri, quando ci si reca a visitare questi manufatti, si trovano i forti completamente distrutti. Il 99% dei casi non è stata una distruzione dovuta alla guerra, ma dopo la guerra sono state fatte esplodere le cupole per recuperare l'acciaio. Quindi sono in realtà dei lavori di pace. Come vedete il forte di Oga invece è ancora relativamente intatto. Andiamo avanti. Questo è il forte Sertoli. È un forte più antiquato come concezione, qua vedete la scarpata, ed è un forte anche più piccolo e meno potente, ma che era utile come fortificazione intermedia. Vediamo invece il forte Montecchio, la diapositiva successiva. Ecco, questo è il forte Montecchio Nord, vedete i 449A, erano dei cannoni per l'epoca molto efficienti dal punto di vista del tiro, non erano molto efficienti dal punto di vista della velocità di tiro, ma erano cannoni precisi e affidabili. E questo sistema doveva difendere Milano da quella che era la naturale direttrice d'avvicinamento di un eventuale attacco austro-ungarico o austro poi tedesco verso Milano. Andiamo avanti. La difesa della Valcamonica. La Valcamonica non era granché difesa, per dire la verità, perché al di là della fortificazione del Corno d'Aola, che si trova subito sotto il passo del Tonale e che però non è mai stato usato perché i 149 del Corno d'Aola sono stati spostati in piazzola, cioè tolti alla fortificazione, per il resto rimangono delle fortificazioni così un po' eteree. Questa non è una fortificazione per intenderci, questa è una ricostruzione fatta con delle piode moderne di una postazione d'osservazione. Molto spesso noi non ci troviamo di fronte a
come dire, reperti archeologici della prima guerra mondiale, cioè abbiamo di fronte a rifacimenti un po' nello stile del palazzo di Cnosso, cioè dove non so, me la invento. Se andiamo avanti, il forte del Corno d'Aola inizia all'inizio della guerra, ha un'importante attività e colpisce più volte il forte saccarano austriaco con i suoi cannoni, poi i cannoni vengono spostati. Qui dico un brevissimo inciso: le opere difensive, le grandi fortezze corazzate che all'inizio della prima guerra mondiale sono viste spesso e volentieri come elementi fondamentali non soltanto della difesa ma addirittura in appoggio alla manovra tattica, si riveleranno tutti quanti nel corso della guerra dei mastodonti inutili. Ho citato prima Przemyśl nella pianura galiziana, ma pensiamo al forte di Douaumont davanti a Verdun, che viene conquistato da un drappello di soldati tedeschi che entrano da una porticina laterale. Il forte più potente del mondo, così lo definivano i francesi con un po' di, come dire, di quello spirito di grandeur che li caratterizza, in realtà viene conquistato da qualche geniere e qualche fante tedesco che entra dalla ravine della Mor e riesce a penetrare all'interno. I forti qua sul nostro fronte praticamente non vengono utilizzati, cioè sono un deterrente psicologico, ma da un punto di vista militare non servono assolutamente a nulla. Tanto è vero che Corno d'Aola oggi non esiste più perché l'hanno fatto saltare i tedeschi nella seconda guerra mondiale, ma il forte di Corno d'Aola è stato disarmato perché era praticamente un bersaglio. Questo perché? Perché c'era stata evidentemente anche una sottovalutazione tecnologica del potere dei nuovi obici del Svevo, che dallo Skoda da 30,5 cm fino ad arrivare all'enorme 442 cm la Berta erano costruiti apposta per distruggere questo genere di strutture. Quindi la difesa del fronte della guerra bianca non si basa sui fondi, è stato un equivoco. E nemmeno è impossibile combattere con grossi reparti in quelle quote, lo dimostreranno il colonnello Bardo, quarto alcuni, e il capitano Nino Cardi, che nell'aprile del 1916 porteranno dei reparti di consistenza a combattere sulle vedrette dell'Adamello e giungeranno a Pinzolo, cioè arriveranno in Val Rendena. Se anziché arrivarci 10 alpini ci fossero arrivati 10 battaglioni di alpini, il retro del fronte di Bondo, che allora era il centro di quel rajon, probabilmente avrebbe vacillato. Quindi non è vero che non si poteva passare nella guerra bianca, e la minaccia era molto più per Trento che per Milano, perché anche Trento era una retrovia, ma era una retrovia molto più esposta. Andiamo avanti. Ecco, questo è quello che resta del forte di Corno d'Aola, che come vedete è stato piacevolmente distrutto dai tedeschi, al pari per esempio del sacrario di Fagare della Battaglia, che si trova appunto sul piano. Andiamo avanti. Questa è una delle cupole da 149 del Corno d'Aola all'inizio della guerra, nel 1915, prima che quindi questi cannoni venissero spostati. Tra l'altro mi piacerebbe riuscire a ricostruire un po' una mia fissa l'identità di quel sottotenente con aria stravaccata, perché ha un'aria stranamente familiare, mi piacerebbe. Non vorrei che fosse un Carlo Emilio che abitava dalle parti di via Manzoni a Milano. Possiamo girare. La difesa della Valsabbia, come vedete, questo è il lago d'Idro, la difesa della Valsabbia era una difesa ancora più arretrata rispetto alla linea del fronte, che a questo punto si trova a Cinego, quindi si trova quasi a piede di Bondo, sotto il Bondo, ed era basata su una serie di forti e di postazioni corazzate che partivano dal forte Valledrane, che è a sud di Piede d'Idro, e arrivavano al forte di Cimaora, che se siete mai passati dal lago d'Idro c'è la cosiddetta Rocca d'Anfo. Sopra la Rocca d'Anfo, che è una vecchia fortezza napoleonica, c'era il forte di Cimaora, che invece era un forte moderno che guardava appunto in direzione di Malgapor, cioè delle linee fra italiani e austro-ungarici. Andiamo avanti pure. Questo è il forte di Cimaora oggi. Come potete vedere sono state tolte anche le cupole corazzate, però come potete notare la struttura atlanteica del tipico forte italiano in cemento armato è facilmente riconoscibile. Era una fortezza di media dimensione, di media potenza. Andiamo avanti. Questo è lo sbarramento di Anfo, addirittura di epoca viscontea, poi completamente rifatto e ampliato in epoca napoleonica, fino agli anni 50 era una caserma, per cui è stato utilizzato a lungo. Come vedete ha questa specie di fuciliera sbarramento lungo il fianco della montagna,
qua sotto c'è il lago e in cima c'è appunto il forte di Cimadora, da cui si dominava teoricamente almeno la via d'accesso. Andiamo avanti. Questo è il forte di Valledrane, si trova invece in basso e si trova spesso e volentieri il forte di Valledrane nei libri sulle fortificazioni del fronte italiano viene collocato in Veneto perché è a Treviso, ma in realtà è a Treviso Bresciano, non a Treviso Veneto. Ma insomma, questo è il forte di Valledrane, sono quei simpatici equivoci che nel nostro mestiere si trovano abbastanza spesso. Era stato citato all'inizio l'articolo sul Corriere di Cazzullo. Ecco, quello è il monumento a questo genere di equivoci. Andiamo avanti. Allora, nella battaglia del solstizio, che è l'unico momento in cui c'è un rischio oggettivo di sfondamento da parte austro-ungarica, di quelli italiani non parlo perché non è questo l'argomento, da parte italiana, una parte della pomposa decima armata di Crobati, in realtà due divisioni dal punto di vista operativo, facciamo a pari con l'armata britannica che viene chiamata armata e poi sono quattro gatti per far vedere che erano in tanti e poi farci migliore figura. Dicevo, la decima armata austriaca con la 22esima Jäger, la 22esima Schützen, che era quella di Rommel, per capirci, quindi erano tutti ben convinti di farsi una passeggiata di salute, attacca al passo del Tonale. La battaglia del solstizio è in realtà divisa in tre diverse operazioni: l'operazione Lavine, l'operazione Albre e l'operazione Radetzky. L'operazione Lavine, cioè l'attacco al Tonale, vorrebbe essere una manovra contemporaneamente diversiva, cioè per distogliere l'attenzione italiana dai due fronti principali, cioè il fronte asiago-grappa, dove c'era il cosiddetto gruppo Belluno, e il fronte invece del Piave, e poi invece alla fine, quando l'offensiva parte, vorrebbe addirittura essere uno sfondamento. Tant'è che il Stoßtruppen austriaco hanno scritto sull'elmo Nachmailand. In realtà il loro Nachmailand vuol dire avanzare di qualche centinaio di metri, perché riescono a raggiungere un pezzo della ridotta italiana del Tonale, la ridotta Overland, conquistano e poi perdono alcuni dei monticelli, cioè alcune delle cimette accanto al Passo Paradiso, si avvicinano e conquistano per un certo periodo di tempo qualche vetta del Tonale occidentale nella zona di Cimacadì, dopo un bombardamento pesantissimo che tra l'altro uccide un cappellano militare bergamasco, su cui recentemente abbiamo fatto un incontro interessante, che poveretto si è fatto tutta la guerra da alpino al Tonale. Arriviamo al giugno del 1918, lui è in una specie di FIFA House, in un rifugetto nelle retrovie di Cimacadì, e gli è arrivato un 305 dritto sul rifugetto, lui e altri due, per cui la guerra è fatta anche, come dire, non solo di teoria e delle chiacchiere che vi posso dire io, ma di esseri umani e anche di fortuna. Comunque dicevo, la decima armata fallisce, il 13 di giugno del 1918 tenta questo sfondamento a Nachmailand, ma lo sfondamento fallisce miseramente, e fallisce per una ragione che, come al solito, è legata alla logistica e all'intelligence. Non è bello dirlo, ma il più delle volte le battaglie non si vincono mordendo la pallottola, buttando il cuore nei reticolati, ma si vincono organizzandosi. Gli italiani avevano appena conquistato i Monticelli a maggio e avevano un sacco di soldati in Conca Presena. In più pensavano in agosto di replicare a soggetto per cercare di liberare l'Alveo Presena interamente, cioè di scendere in Val Vermiglio, quindi avevano moltissimi soldati in zona e avevano anche un notevole numero, stiamo sempre parlando di qualche migliaio di uomini naturalmente, però di artiglierie. Quindi gli austriaci sono andati a sbattere contro un muro. A questo si aggiunga il fatto che i soldati contro cui hanno combattuto erano non soltanto dei veterani molto esperti, ma erano dei soldati che avevano appena vinto un'importante battaglia, quindi avevano un morale molto alto, altra cosa che conta parecchio. Quindi l'unico reale rischio per la retrovia Milano dal punto di vista della Guerra Bianca viene stornato immediatamente, dura due giorni, non più di due giorni. Però il rischio c'era. Il rischio c'era perché mentre sul Piave la nostra logistica era ottima, la nostra invece logistica nelle valli era ancora legata a dei sistemi di trasporto piuttosto primitivi. E quindi la nostra velocità del tamponare la falla avrebbe potuto essere troppo lenta, anche perché il grosso delle nostre truppe giustamente si trovava a respingere Albre e Radetzky sul fronte asiago grappa Piave, sarebbe potuto essere un rischio. Oddio, è chiaro che due divisioni non rappresentavano veramente un rischio, però ci sarebbe stato il rischio di una micro caporetto, di una piccola caporetto, che forse psicologicamente avrebbe aiutato. Invece non succede. Però io vorrei dirvi un'ultima cosa su questo, se ho ancora due minuti di tempo.
Vi vorrei dire che proprio all'interno di quel convegno su Caporetto di Gorizia, dove si sono confrontati storici tra l'altro di vari paesi europei, quindi alcuni con le loro versioni, altri con le loro, la cosa che è saltata all'occhio è che la normalità delle operazioni all'interno delle differenze che dividono le varie operazioni della Prima Guerra Mondiale, la normalità è che ogni operazione d'attacco e di contrattacco durante la guerra, quale che sia il fronte, varia soltanto in estensione dell'oscillazione. Cioè la Grande Guerra non è stata una guerra immobile, non è stata una guerra statica, una guerra di trincea, è stata una guerra di oscillazione. E ogni offensiva, almeno quelle che hanno ottenuto un qualche successo, funziona come una mareggiata. Ha un'energia cinetica molto alta all'inizio, poi un po' alla volta rallenta e quasi inevitabilmente, in quasi tutti i casi, poi regredisce. Regredisce in quello che, se volete, è un contrattacco, ma che è anche un fenomeno quasi fisico. Ed è successo per tutte le Caporetto che noi abbiamo studiato. Se voi pensate alle due grandi offensive tedesche che vengono lanciate, la prima nel 1914, all'inizio della guerra, con il piano Moltke, quindi un'offensiva che porta i tedeschi ad arrivare a poche decine di chilometri dal loro obiettivo strategico, che è Parigi, e alla replica identica di quell'offensiva, in cui cambia solo la tattica, che è il Kaiserschlag, cioè l'offensiva primaverile che viene fatta nel 1918 e che ricalca, che ritorna a far combattere i soldati sugli stessi cimiteri su cui avevano combattuto prima, il meccanismo è sempre lo stesso, un'ondata che arriva e un po' alla volta si ritira. Quindi alla fine, parlando di Caporetto, io, senza voler entrare in tecnicismi di cui forse non sarei neanche in grado di reggere il peso, vi dico, immaginatevi Caporetto come questo, come un'ondata, anzi come un'ondata che ha traboccato oltre l'orlo di un parapetto e quindi è arrivata più in là di quanto pensassero all'inizio quelli che l'avevano organizzata, e poi inevitabilmente una sorta di contromareggiata che l'ha respinta indietro. Perché funziona anche così. Ci sono quasi delle dinamiche fisiche, meccaniche all'interno della Prima Guerra Mondiale, determinate dal grande limite di movimento che avevano allora gli eserciti. È chiaro che nella Seconda Guerra Mondiale è stato tutto diverso, perché la logistica poteva contare sulle truppe meccanizzate e corazzate. Questo ha cambiato il volto della guerra. Il problema è che, come nel 1914, i comandanti di tutti gli eserciti europei non avevano ancora capito questa questione dell'oscillazione, nel 1939 pochi o pochissimi avevano capito che la Seconda Guerra Mondiale sarebbe stata completamente diversa dalla prima. Vi ringrazio.